Prima di iniziare, prima di tutto, voglio ringraziare il Presidente del Parlamento europeo, l'onorevole Tajani, che ci ha fatto l'onore di essere qui con noi oggi e al quale chiedo di voler aprire la serata. Grazie, buonasera a tutti. Io credo che la vostra sia un'iniziativa lodevole, perché durante una campagna elettorale molto vivace si comincia a parlare un po' di Europa, cioè cosa vogliamo cambiare, ci piace, non ci piace, che ruolo deve svolgere l'Europa. Purtroppo l'Italia non conta come dovrebbe a Bruxelles e i miei colleghi, c'è cioè il vicepresidente Castaldo qui con me, sa bene che il rapporto al fatto di essere contributore netto, cioè diamo più soldi di quanti ne incassiamo, il fatto di essere paese fondatore, di essere la seconda potenza industriale dell'Unione Europea, di essere 60 milioni di persone, non abbiamo il peso che ci spetterebbe. Spesso in Italia siamo portati a dire la colpa è degli altri che sono cattivi. Mi sono preso l'accusa di essere un grande amico della Merkel perché dico che la Merkel fa bene il suo lavoro e difende gli interessi della Germania. Ma non possiamo dare una volta colpa alla Merkel, una volta a Rajoy, una volta non si sa chi, se noi contiamo meno di quanto dovremmo contare. La colpa è soltanto nostra e non è una questione di destra, centro, sinistra. È del fatto che siamo troppo introflessi, ci preoccupiamo se a Ostia abbiamo preso il 4,3% invece del 4,5% e questo è argomento di grande dibattito, traballano le segreterie di partito per delle questioni che poi non hanno grande rilievo e non ci preoccupiamo di giocare una partita da protagonisti dove lo potremo fare nell'interesse nazionale ma anche nell'interesse dell'Europa, perché se noi non giochiamo da titolari la partita la giocano la Francia e la Germania. E per giocare titolari bisogna anche essere allenati, non basta mettersi la maglietta, no? Giochi in Serie A, non so perché ti metti la maglietta scritto dietro, non lo so, Higuain o El Shaarawy, giochi in Serie A perché sai giocare in Serie A. Allora per contare devi presentarti con grande serietà, con una organizzazione, con una strategia, non essendo un chiacchierone, con le carte in regola, o quantomeno con la volontà di avere le carte in regola, insomma è una questione di serietà. Ma per avere una strategia e per avere le carte in regola serve che le forze politiche tutte, più le organizzazioni imprenditoriali, più tutte le organizzazioni dello Stato, abbiano una visione che vada al di là del Brennero e al di là della Val d'Aosta, perché se no non conteremo mai. Non basta andare a fare 3 interviste in televisione e dire abbiamo battuto i pugni sul tavolo, poi magari 5 minuti prima abbiamo detto sì a tutto quello che ci proponevano perché non conoscevamo i contenuti, non avevamo neanche letto le carte, però al TG1 magari una bella intervista a Polimeno facciamo vedere che siamo così duri e terrorizziamo l'Europa intera, quando è l'esatto, accade l'esatto contrario. Ecco, quindi però credo sia giusto durante la campagna elettorale che dovrà dare il nuovo governo al nostro paese, un governo che gioco forza dovrà portare l'Italia ad essere protagonista, si discuta di cosa vogliamo fare, che ruolo anche vuole giocare il Parlamento nazionale nell'ambito di un confronto con l'Europa. I Parlamenti nazionali nel Trattato dell'Unione Europea hanno il ruolo di controllare il rispetto del principio di sussidiarietà all'interno dell'Unione Europea, quindi c'è la famosa storia dei cartellini, possono inviare un cartellino al Parlamento Europeo e dire attenzione, questa normativa che state discutendo è in violazione del principio di sussidiarietà, quindi correggetela. Ma non è soltanto questo il potere di interdizione, serve che ci sia una strategia. Cosa vogliamo
fare noi dell'Europa. Che Europa vogliamo? Non basta dire evviva l'Europa o abbasso l'Europa, perché ci sono tante ragioni per dire via e tante ragioni per dire abbasso. Spesso il giusto non è né viva né abbasso, ma cambiamola. Però non approfondiamo gli argomenti. Gli elettori non sanno che cosa vuole fare questo o quel partito per far contare il nostro paese. Cosa pensiamo dell'unione bancaria? Cosa pensiamo del bail-in? Siamo tutti contrari del bail-in, per carità, ma quando si è fatto il bail-in, io ero commissario europeo, non ho ricevuto una telefonata per dirmi non bisogna fare il bail-in perché va a danno delle banche italiane. Erano tutti contro il bail-out perché se no i cittadini non devono pagare, lo Stato non deve pagare le banche. Cambiamo, arriva il bail-in, ah no, era meglio il bail-out. Perché nessuno approfondisce. È capitato Castaldo di appartiene a un'altra forza politica rispetto alla mia, ma si ricorderà bene quando ci fu da votare la questione dell'ITS, che sono le emissioni CO2 che vengono messe a mercato per tutelare l'ambiente, quindi oltre a un certo cifra insomma, bisogna pagare, una cosa abbastanza complicata. Un ministero diceva A, un altro ministero diceva B. I deputati italiani non è che siamo tutti quanti esperti in emissioni o di politica industriale. Quindi a volte abbiamo bisogno di sapere qual è l'interesse nazionale che deve essere tutelato. Poi tu puoi essere favorevole o contrario, ma per dare un contributo serio alla crescita dell'Europa, che è poi il grande tema fondamentale, uscire dall'Europa è una follia, uscire dall'euro è impossibile. Al di là delle critiche che si possono fare all'Europa, certamente l'Europa così com'è non va, va cambiata. Bisogna sapere come la vogliamo cambiare, perché se non sappiamo dove vogliamo andare vuol dire non mi piace, ma allora che non mi guardo allo specchio, non mi piace, che devo fare? Devo fare la dieta, devo dimagrire, devo tagliare i capelli, devo mettermi i jeans invece del vestito. Noi non sappiamo, ma anche perché ne discutiamo molto poco. Cioè che cosa significa uscire dall'euro? Sì, no, forse, perché, cosa dobbiamo cambiare? I processi decisionali, quali devono essere? Siamo a favore per esempio dello Spitzenkandidat, cioè del candidato a Presidente della Commissione Europea, che è uno dei temi che si discuterà anche nel prossimo Consiglio Europeo, un argomento di discussione, cioè vogliamo più democrazia in Europa, un Parlamento che conti di più, oppure no? Pure il Parlamento Europeo è qualche cosa che sta là, la Commissione Europea si pensa che sia una commissione parlamentare, quando io ero commissario europeo pensavo che fossi il Presidente della Commissione Industria del Parlamento Europeo. Ma perché? Ma la responsabilità anche dei partiti che ne parlano poco, anche i giornali hanno qualche responsabilità, perché non lo so, se c'è una discussione tra me e Castaldo, che ne so, su come accendere lampadine nel Parlamento, diventa una notizia. Se poi il Parlamento europeo vota, che ne so, un trattato commerciale, diventa una notizia secondaria. Quindi deve essere tutto il sistema Italia chiamato a occuparsi di più e in maniera più approfondita. Non c'è un vero e proprio dibattito sull'Europa. Quel partito europeista, quello è un po' più contro, ma non si entra mai nei dettagli, non si entra mai nei contenuti per capire cosa bisogna cambiare, cosa bisogna fare, qual è l'interesse nazionale da tutelare. Quindi benvengano dibattiti come questi, perché ci sono tante questioni in ballo. La questione delle liste transnazionali. Il Parlamento europeo ha votato contro, i britannici lasciano l'Unione europea, ci sono molti seggi che rimarranno vuoti, li vogliamo lasciare a disposizione degli altri, vogliamo in parte lasciare quelli degli altri che sono quelli che arriveranno nell'Unione europea, pensa alla Serbia, al Montenegro, che sono i primi che arriveranno. Oppure vogliamo tutti occuparli e gli altri ne diamo un po' di più agli Stati membri, oppure vogliamo fare una lista transnazionale. Il Parlamento europeo ha bocciato questa proposta, cioè avere una lista dei partiti europei con dei candidati diversi da quelli che sono nelle liste eletti nei singoli paesi, ma vengono eletti in tutta Europa. Siamo a favore, siamo contro. In Italia, se parliamo con la maggioranza dei cittadini, non sanno neanche Grecum est non legitur, non sanno neanche di che stiamo parlando. Sembra un dibattito riservato a pochi eletti che frequentano il Parlamento europeo, però sono tutte cose poi che riguardano noi cittadini.
che tipo di Europa vogliamo? Siamo a favore o siamo contro il ministro delle finanze europeo? Che siamo contro o a favore dell'armonizzazione fiscale? Siamo contro o a favore della politica di difesa europea? Vogliamo implementarla? Che accelerazione vogliamo dare? Siamo sulla politica di sicurezza, che tipo di sicurezza? Sull'immigrazione, che ruolo deve giocare l'Europa? Siamo alla vigilia del dibattito per l'approvazione del futuro bilancio europeo. Vogliamo avere più soldi nel bilancio europeo? Dobbiamo recuperare i soldi che non arriveranno più dal Regno Unito? Come? Con delle risorse proprie, cioè, risorse che non significa non mettere le mani nelle tasche dei cittadini, cioè non chiedendo più soldi allo Stato, ma per esempio facendo pagare una tassa congrua ai giganti del web che scorazzano in tutte le direzioni in Europa, non creando posti di lavoro, guadagnando un sacco di soldi e portando questi soldi fuori dall'Europa. Questa potrebbe essere una soluzione, il Parlamento europeo farà una proposta. Ma dobbiamo parlare di questi contenuti se vogliamo veramente contare in Europa, se vogliamo non essere irrilevanti nel prossimo futuro, perché il rischio è che l'Europa nel confronto mondiale nei prossimi decenni sia irrilevante. L'Italia da sola sarà sempre più irrilevante. Non riusciamo a contare in Europa, figuriamoci se riusciamo a contare nel mondo in quanto italiani. Allora dobbiamo essere parte determinante in Europa per contare a livello geostrategico. Che ruolo vogliamo giocare nei rapporti tra Stati Uniti e Russia? Vogliamo seguire pedissequamente la Russia quando dice imponiamo gli Stati Uniti quando dicono imponiamo le sanzioni alla Russia, oppure vogliamo giocare una partita autonoma, essere gli intermediari tra la Russia e gli Stati Uniti? Che ruolo vogliamo giocare nel Mediterraneo? Nei Balcani devono sempre intervenire gli americani, come è successo? O vogliamo giocare una partita protagonista? I Balcani sono il luogo dove oggi c'è un ritorno di foreign fighters, dove c'è una crescente presenza finanziaria della Turchia e dell'Arabia Saudita. A livello geostrategico vogliamo lasciare che qualcosa che è ai nostri confini, che è Europa, esca fuori dal giro di influenza europea o no? Tutte di queste cose, che sono poi cose concrete che toccano le nostre imprese, cioè in Serbia lavorano tante imprese europee, in Montenegro lavorano tante imprese europee, i Balcani sono i nostri confini. Ne parliamo o ne parliamo? Sono cose che riguardano i cittadini, cioè la crescita economica. Nel prossimo bilancio, diciamo, la politica agricola comune, che è un dibattito che riguarda soltanto le Confagricoltura, Coldiretti e la CIA, oppure qualche cosa che riguarda anche la politica. E allora, quando si parla di questi argomenti, in campagna elettorale non se ne parla mai? Io non dico che bisogna parlare solo di questo, è giusto parlare di immigrazione, di terrorismo, di tasse, per carità, però che le forze politiche dedichino un po' di spazio anche a questo dibattito mi pare una cosa sacrosanta. Quindi plaudo alla vostra iniziativa, certamente non sono qui in rappresentanza del mio partito politico, ho detto che non farò campagna elettorale, intendo fare il Presidente del Parlamento europeo durante questa campagna elettorale, però da Presidente del Parlamento europeo posso invitare tutti i partiti italiani ad occuparsi di questioni europee, ognuno con la sua visione, ma è importante che se ne parli, perché poi dal confronto, da tesi e antitesi, poi nasce una sintesi che deve essere l'interesse nazionale e l'interesse europeo, in un'Italia, in un'Europa dove l'Italia secondo me deve contare di più. La grande sfida che avrà il prossimo governo, qualunque esso sia, sarà quello di far contare di più l'Italia in Europa, se no saremo condannati ad una progressiva marginalizzazione e questo non è nell'interesse degli elettori che il 4 marzo voteranno il nuovo Parlamento italiano. Vi ringrazio e buon lavoro.